Buongiorno a tutti, benvenuti sul nostro canale. Noi siamo Cecilia ed Eli di Fashion Dog Italia e di Corso di Cucina per Cani.it. Scusate il look molto easy, ma non vi ho mai raccontato che di mattina mi sveglio prestissimo, verso le 6:30 del mattino, e mi metto subito a lavorare al PC. L'ho da mangiare a Eli, ovviamente, che viene a farmi le feste. E mi metto a lavorare al PC, a rispondere a un milione di mail e niente, verso quest'ora, verso le 11:30, mi viene un po' di fame ovviamente e quindi preparo qualcosina. E stamattina ho preparato delle patate al forno e mi è venuta questa idea e questa voglia di fare questo video perché non abbiamo mai parlato degli ingredienti salutari per il cane. E quindi vorrei iniziare a fare una serie di video su questo, appunto, sugli ingredienti da poter aggiungere nelle ricette, quali sono i benefici e l'apporto nutrizionale che possono dare alla dieta del cane. E quindi oggi, anche se ho questo look, voglio parlarvi delle patate per il cane, se fanno bene o meno, quali sono i benefici eventualmente e nulla, dirvi un po' appunto di questo. Mentre ho le mie patate in forno che mi attendono. Molti mi chiedono: posso dare le patate al mio cane? Beh, sicuramente sì, quelle migliori per il cane sono sicuramente le patate dolci. Dovete considerare che le patate appartengono alla famiglia delle solanacee e quindi è importante che eliminiate totalmente tutte le parti verdi che si trovano sulla patata, ovvero quelle un po' più acerbe, perché fanno male al cane e sono tossiche. Quindi mi raccomando, eliminate tutte le parti verdi prima di cucinare le patate al vostro cane. Un'altra cosa importante è che le patate non vanno mai fritte, quindi non date patate fritte, quelle là del pacchettino, le chips in pratica, e neanche le patate fritte che potete preparare a casa. Le patate vanno semplicemente bollite o fatte al vapore oppure al forno, senza aggiungere burro, formaggi, spezie, bacon e altre robe. Mi raccomando, le patate possono essere parte di molte ricette per il cane, ma nelle dosi giuste, perché ovviamente oltre alle vitamine importanti A, B e C e al ferro che contengono, purtroppo contengono anche molti carboidrati e anche zuccheri. Quindi se il vostro cane è obeso, ha problemi di peso o comunque è un cane che non fa molta attività fisica, le patate devono essere date veramente in piccole quantità. In ogni caso, invece, per i cani che fanno molta attività fisica, cani da lavoro, cani molto attivi che corrono, cani da caccia o cani che hanno possibilità appunto di muoversi in spazi grandi, sono davvero un cibo ottimo. Nel mio corso di cucina per cani sono presenti moltissime ricette che contengono le patate, e quindi se vi interessa andate su corsodicucinapercani.it e iscrivetevi al corso. E niente, vi ho detto un po' di tutto, quindi vi consiglio di aggiungere le patate alla dieta del vostro cane perché fanno molto bene, ma di non esagerare comunque, darle con moderazione e di scegliere sempre le patate dolci. Spero che questo piccolo video vi sia stato utile e niente, allora se vi è piaciuto zampate un like, iscrivetevi al canale e poi condividetelo sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Ciao a tutti da Cicci ed Eli, al prossimo video!